Perfetto, siamo qui su il nascondino su Minecraft, Gabri. Yay, è da tanto che non ci giochiamo. Infatti è bellissimo e adesso andrai a nasconderti tu velocemente, quindi vado scappa subito, immediatamente. Vado subito. Intanto ragazzi, vi chiedo scusa se ho tutte queste robe nell'inventario, lo so che faccio schifo, me ne rendo assolutamente conto e faccio soprattutto schifo perché non avevo fatto il microfono. Vi chiedo completamente perdono, ma adesso ci siamo. Comunque, Gabri, chi non è pronto parte, perché io parlo. No, non mi interessa, stai zitto, se no dopo ti devo denunciare alla polizia, devo andare. E poi dopo devo dirgli, c'è il mio amico che non è stato pronto per... Non vale. E invece vale, sì. Perché io comunque ti sto ancora dando abbastanza tempo, anche se... Ah, meno male. Stai attento, perché sono vicino a casa di Chiara adesso, sai? Ma come? Sì. Tu dove sei, domanda? Sono lontano dalla casa di Chiara e Angelo. Ma è una verità, è una bugia? Però stai... No, in realtà più o meno. Ok, però stai sveglio. Va bene. È importante questo, Gabri. Sai perché bisogna stare svegli? Vediamo se lo sai. Perché sennò i video vengono male. Esatto. Poi dopo la gente non capisce, è brutto. Ma scusami un attimo. Dimmi. Il tuo signor microfono, che problemi ha in questo momento? Non lo so, non so che cos'ha. Cioè, secondo me funziona benissimo. Mutati un attimo e controlla, perché per carità. Ok. No, ragazzi, dobbiamo cercare di capire bene. Pensavo che l'acqua mi avesse bruciato. Porca puttana, ma come ti permetti? Così va meglio. No. Stai urlando troppo per i miei gusti, Gabri. Ma come? Gabri, stai urlando troppo. Devo addormentarmi un pochino. No, non addormentarti. Però insomma, praticamente fai parla un po' più bassa, più tranquillamente. Va bene. Allontanati dal microfono. Mamma mia, come? Ma te lo devo dire lontano. Ma come fai? Dai, Gabri, per favore. Aspetta. Ma dobbiamo parlare di ste robe durante il video. Però scusate, ma la deficienza di sti bambini del cazzo. Gabri, allora dimmi. Quanti anni hai? Ne hai due o ne hai tanti? Tanti. Ok, allora puoi parlare come una persona di tanti anni, per favore, grazie. Va bene. Bene, allora, no ragazzi, scusate per questa inconvenienza. Io capisco benissimo, tu sei dalla casa di nonno, adesso mi dici dove sei, perché sennò dopo ti devo uccidere con le mie stesse mani. Devo dirlo per forza oppure... Ora. Sono nel porto. Però devo dire che funziona questa strategia, cioè nel senso, no ragazzi... Cioè, secondo me è molto utile avere degli amici e averli come schiavi. No, dai, scherzo, non siete miei schiavi. Schifo. Vi voglio bene. Più o meno, a volte non tanto, a volte vi odio tanto. Soprattutto. Grazie. Soprattutto a qualcuno in speciale, ma non dico chi, insomma, giusto? Ma come? No, ma non dico te, assolutamente no. Allora, ma poveri. No, ma infatti, poveri, ma tranquillo, cioè assolutamente non dico te. Comunque, vediamo un attimo se so dove è il porto, perché sinceramente dicendomi il porto... Dicendomi il porto non mi ha detto praticamente niente, quindi adesso devo capire bene dove si trova il porto. Può essere che si trovi da questa parte, io sto camminando sopra un bianco tappeto supercalifragilistico e spiralitoso. Forse mi ricordo invece. Tu mi ricordi? Puzzardina che si ricorda tutto, Adunis. Si ricorda cosa? Tutto. Shhh, eccoti qua, puzzardo. Ciao, ti ho trovato. No, ma dov'è? Non ti ho visto, io pensavo che arrivavi da qua. Gabri, per carità, non urlare. Cioè, nel senso, mi hai spaccato tre quarti di... No, non volevo. Non lo so, di orecchio sinistro e destro. Allora, forza, vieni con me. Vado. Anzi, no, tu devi andare, io mi devo nascondere. Però non mi nascondo qua, perché sennò... Vabbè, cioè, cos'è... Vabbè, ti trovo subito. No, infatti. Non dura niente il mio round. Allora poi è anche brutto, cioè voglio farlo durare tanto. Esatto. Cioè non tantissimo, è giusto. Il giusto, esatto, circa abbastanza in tempo giustamente limitato. Non so cosa ho detto, vabbè, fai finta. Praticamente per ora io sto cercando un nascondino. Ragazzi, avete capito dove potremmo nasconderci qua, ragazzi, non diamo troppi indizi, perché sennò per caritizia. Però potremmo nasconderci qua, oppure potremmo nasconderci da qualche altra parte. Tipo, ancora più lontano, perché sennò poi dopo lui ci trova, quindi sennò non va bene. Però tipo da questa parte, poi dopo lui capisce perché scaltro, non va bene che capisca. Vediamo da questa parte. Oh sì, ho trovato un bellissimo nascondino. Posso iniziare a trovare, a cercare? Sì, inizia a cercare magari, perché trovare magari lo fai dopo. No, infatti. Lo fai dopo alla fine trovare, caro mio. Mi dispiace molto per questo tuo italiano un po' scarno di notizie strombole. Però sapete cosa? Cosa? No, non lo so cosa ho appena detto. Vai a fanfufolo, hai capito?
No, non voglio andarci, è brutto. No, è molto bello. Cioè, allora, te lo consiglio, è un posto fatto per te, adatto. Non so Ah, perché. sì? Sì, adatto assolutamente a te e alle persone come te. Ma come? Sì, praticamente Ma come sono. sono le persone come Abbastanza figli. Insomma, figli me? di. Cosa? Di una casa, no? Di una casalinga, però abbastanza strana. Ma Allora. come? Scherzo, cioè, nel senso, tu sei unico al mondo, chiaramente, Gabri. Non sto dicendo che qualche Ah, altra persona sia è simile a bella te. questa cosa. Sì, molto bella. Scusate cioè, scusa un attimo, mi devo mutare un attimo perché qua c'è qualcosa che non va. Va bene, va Ma bene. stai zitto. Ragazzi, mi sono mutato letteralmente. Allora, io qua ho visto che Gabri stava camminando nel sottosuolo. Ma perché? Cioè, dove è finito? Allora, se avete visto che mi sono disguisato, praticamente, ragazzi, niente. Ragazzi, mi ha visto? Ti prego, dimmi di no. Ok, non ha sospettato per fortuna perché i gatti sono un po' stupidi. Ok, Gabri, ci sono. Va bene. Ho parlato con i miei amici qua da casa che ci stanno osservando. Cioè, dico che ci stanno guardando. È un po' brutto dire osservando perché sennò sembrano stalker. Però, insomma, ci stanno guardando in questo momento perché siamo bellissimi e simpaticissimi, vero, Gabri? Eh sì. Tanto, Ok, beh, se è vero che siamo bellissimi e simpaticissimi, vero? tanto. Ok, bene. Almeno sono contento che tu lo sappia. Almeno così poi possiamo fare altre cose. Cioè, dico, cosa siete pensando? Cosa? No, Cosa? non era ciò che intendevo. Mi dispiace. Mi chiedo perdono. Chiedo perdono dal profondo del mio cuore. Non intendevo questo. È una cosa veramente oltraggiosa. Quello che io ho detto. Oltraggiosa alla giustizia. No, scherzo, è un'altra cosa. Però, insomma, oltraggiami. Cosa? No. Basta, per carità. Basta, perché sennò poi dopo l'oltraggio va a quel paese. Allora. Ah, ma il mio gatto è scappato da casa, ma perché qua? No, Ma in che senso il tuo gatto è scappato di casa? È un po' strano questa cosa, no? è qua davanti alle tue casse. Ah, ma cosa ci Vabbè, fa Gabri? cerco di riportarlo in casa. Ma no, Gabri, Cioè, mi in devi. realtà no, ti devo ritrovare. Esatto, mi devi ritrovare. Cerca un po' tu. No, perché praticamente io ho. Fra l'altro, io ti sto vedendo un po' da qua. Ora non più Ah, da. allora sei dall'alto, cioè sei in alto allora. Vedo Sì, proprio alto. un pillar. Un pillar, ma In davvero. alto. Ma che davvero? Cioè, nel Sì. senso. Ma che sei deficiente? Cioè, nel senso, Ma non no, so. vedo un pillar nel Hai vuoto. ragione, lo vedo anch'io. Ma chi è stata quella persona? Abbastanza. Non lo so. Scusa, controlla un attimo Però quella non ci persona. sei. Controlla quella persona chi è stata. Perché poi. Ho qualche sospetto che magari non sia stato il Dio Lama. Non so se hai presente. Quindi fai Può coi. essere. Se c'è scritto coi Dio Lama. Ma cosa sei, Gabri? Vieni a Sto cercare. cercando di... No, non riesco ad andarci. Mannaggia, te che non sai fare un cavolo. Un cavolo! Proprio come. Lo so. Proprio come il tuo cervello che ha Ce l'ho la forma di fatta. cavolo. No, ce l'avevo fatta. Sì, ma la deficienza di sto ragazzo Lo comunque è so, mia. lo so. Me ne rendo conto. Beh, almeno sono contento che tu lo dica. Cioè, nel senso, dopo tutto è importante accettarsi per come si è e poi volersi bene, no? Cioè, nel senso, è importante Sì, 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 questo. sì, sì. E sapere che comunque siete deficienti Scritto vuol dire. Antonix 109. Che figlio di una scrofa. Allora, Due scusa un attimo. giorni fa. Allora, questa è una cosa molto brutta da parte di quel sasso Lo schifoso. so, come si è permesso di fare così? Non va bene, Ma non poi va come ha assolutamente. fatto? Cioè, in aria, Ma cioè, come ha infatti. fatto? Ma o ha scavato. Ma no, infatti non so. Cioè, scusami, come. Boh, non è normale come Ma cosa. Boh, infatti non è per niente normale, cioè. Vabbè, vabbè, comunque cercami perché. continuo a cercarti. Esatto, cercami perché magari non lo so, Ma c'è magari. ancora il gatto, ma cosa sta facendo? Non lo so. Beh, non so tu cosa vedi, ma Gabri, Va cercami! bene, va bene. Oh, mamma Però mia! non ti trovo, cioè, mi daresti un indizio, Dennis? Certo, allora sono vicino al porto. Vicino però. Ah! Sì, cercami bene là. Vado a vedere nella stalla di Careangelo. Che cosa fai lì nella stalla? Raccontami un poco. Magari potresti essere lì. Non lo so, Gabri. E cioè, potresti esserti nascosto. poi cosa mi racconti di questa stalla? Ci sono molte mucche, molte pecore, molti lama. Ui, lama, i lama. Cosa fanno i. Gabri, no, lascia perdere i lama per carità. No, Va se. bene, va bene. Se no, poi dopo magari i lama dicono che ti vogliono prendere. Cosa? Sì, è ben normale, dopo tutto. A volte i lama hanno delle passioni un po' peculiari, no? Cioè, nel senso, le passioni dei lama, dovete sapere che svariano dai giochi, dai videogames. Svariano, insomma, vanno anche nel campo di altre.
strane cose come perversioni varie. Ragazzi, lo so, è veramente terribile. I lama sono persone un po' strane. Ma poveri lama, cioè, non hanno fatto niente di male. Sì, ho capito, però, insomma, cioè, nel senso, se uno ti si avvicina, poi dopo ti sputano perché sono pervertiti. No, che schifo, che schifo. lo so, fanno abbastanza schifo. E fidati, non perché è il loro metodo di proteggersi, ma perché sono pervertiti, ripeto, cioè. Ma poveri, cosa hanno fatto? Che pervertiti schifosi, guarda. Quelli là io una volta, prima o poi, li sterminerò tutti su Minecraft, per carità. Ma no, per carità. I poveri lama, ne ho tanti. Su Minecraft, ragazzi, non pensate. Eh no, infatti, su Minecraft, cioè, come, dove li metto se avessi dei lama? No, infatti, cioè, sarebbe assolutamente una cosa pazzurda. No, adesso voglio vedere quanti ne ho, voglio vedere. No, in realtà no, non posso, devo cercare, no. Sì, esatto, devi cercare bene. Comunque, Gabri, dai, dimmi, allora. Dimmi. Dato che vedo comunque che non riesci proprio. No, non ti trovo, non riesco. Ma sei apparso qui? No, non sono apparso, ero già qua, perché praticamente devi sapere che io sto molto tempo qua. Io ti seguivo un pochino da dietro, stavo un pochino dietro questa casa. No, eri invisibile, sicuro, che schifo. No, poi non ho nemmeno le pozioni in inventario, cioè nel senso è impossibile che io... No, vabbè, come faccio a sapere che non le hai? Non lo so come fai, ti fidi e basta, non romper le palle. Mi fido, mi fido. Ok, bene, allora tu vai a nasconderti. Va bene, vado, non guardare. No, io che guardo, quando mai? No, no. Cioè io... Che schifo. No, ma no, dico davvero, cioè non mi permetterei mai di guardare, insomma. Io guardare... No, no. E poi... No. Guardare è un po' brutto da fare, secondo me, perché è una cosa un po' triste. No, cioè, potuto guardare, Gabri? Devi sapere che non si fa. Poi dopo le persone possono essere un po' strane, no? Quando guardano. Ma c'è un pollo. Ma perché c'è un pollo? In che senso? Dove un pollo? In casa di Antonix. Ah, però qua ci sono i polli, quindi può essere che è scappato. Però ha salito la scala. Boh, non lo so, vabbè. Vai lì dentro, pollo. In che modo, scusa? Cioè, Gabri, non sei normale, però, eh. Cioè, nel senso, non so cosa tu stia dicendo. Eh no, c'è un pollo che è uscito, cioè, non lo so. Ho capito, e cosa... Ma, scusa, quindi tu ti trovi in casa di Antonix? Esatto. Ma l'hai appena detto, cioè... No, dai. Devo cambiare nascondiglio. Dai, che deficienza, ma io veramente... Lo so. Ma come si fa ad essere così deficiente? Cioè, a volte, pensa che una volta mia nonna ha detto che sono deficiente, quindi io ci ho creduto. Ma come? Però non bisogna credere quando la gente ti dice che sei deficiente, perché lo dice solo per... Perché, insomma, è una persona un po' strana. Vabbè, senti un po', ma comunque io ho notato che gli animali prendono un po' vita. Ma come? Cioè, com'è possibile? Ce l'hanno la vita, cioè come... No, infatti è un po' strano. Però dico, hanno una loro vita, cioè come se tipo, a volte mi seguono. Ok, anche. Io sono nascosto. Cioè, a te non seguono mai gli animali, perché a me seguono anche qua, dico, dove sono. Ma il pollo mi sta seguendo, però comunque su Minecraft seguono gli animali, cioè... Sì. Però i polli no, però magari l'hanno aggiunta questa cosa, non lo so. Cioè, certo, i polli che ti seguono su Minecraft. No, potrebbe essere, cioè, i gatti di solito, pure i cani, cioè, di solito ti seguono, si teletrasportano anche. Può essere, certo, assolutamente. E dimmi un po' ora dove sei nascosto. Chissà dove sono. Ma perché il pollo dove sta in questo momento? Dimmi un po'. Non lo vedo più adesso. Ah no, eccolo, è davanti a me. E dov'è? Cioè, nel senso, in che modo? Sta camminando, cioè come... Vabbè, Gabri, devi... Allora, poi, prima di tutto, svegliati un attimo. Sì, sono sveglio. Pimpante, felice, datti due sguance, sguanciate. Cosa? Vai, sguancia su, sguancia giù. Non si è sentito niente, però io l'ho sentito, ragazzi. Fidatevi che ha fatto sguancia su, sguancia giù. Guarda che però deve essere stata una sguancia, perché sennò poi... Ma mi sta picchiando il pollo, ma che sta facendo? Ma in che modo ti picchia? Ma cosa stai dicendo? Mi sta picchiando. Ma non ha senso quello che stai dicendo, Gabri, non dir cavolate, ma dai. Mi sta ammazzando, mezzo cuore. Ma non è impossibile, Gabri, cioè dai, ma non dir cavolate. Ma i polli non possono uccidere su Minecraft. Ma lo sanno anche le scimmie e i sassi del paleolitico, scusami. Ma si è gettato in acqua, ma cosa sta facendo questo pollo? Ma non lo so io, cioè veramente, ma cosa stai dicendo poi? Io sto proprio cercando di capire, però io qua ho un gatto che mi si sta strofinando addosso, ma tutto qua. Ma che sta facendo questo pollo? Ma io lo ammazzo. No, poveri polli, guarda che poi dopo le persone su YouTube ti giudicano male, poi dopo... Ah no, è vero, però non lo so, sta facendo... Non si deve fare questa cosa, assolutamente. Ma cosa sta facendo? Ha dato fuoco al pollo. Hai fatto male, perché adesso il pollo si vendicherà male.
Cioè devi ma sapere... come? No, per carità, non i polli non si devono uccidere, Gabri. Devi sapere che c'è una nuova politica dei polli. Praticamente sì, non si quale sarebbe? È il fatto che non devi uccidere i polli, perché praticamente su Minecraft hanno aggiunto che se uccidi i polli, figlio di... Dunis was shot by Gabriles. Allora, Gabri, chi ti ha dato il permesso di uccidere quel pollo? Ma io non pensavo che eri tu. Io basta, con te non voglio più giocare. Io spero proprio che tu non giocherai mai più a Minecraft. Ma no, è bellissimo Minecraft. Ti vengo e ti cancello Minecraft dal PC. Dopo ti distruggo il PC, dopo lo butto nelle fogne. Ma c'è uno zombie, ma non è che sei tu questo. No, dopo butto nelle fogne il PC. Dopo lo distruggo, dopo lo faccio mangiare dai roditori. Dopo do in pasto i roditori al mostro di Loch Ness. E dopodiché chiamo la NASA che manda tutto quanto nell'universo. E dopo incontra gli alieni che ti fanno male al PC, insomma. Capito? Insomma, è tutto un percorso molto lungo che sta per fare il tuo PC, ma fidati che lo sta per fare, Gabri. Ma no, povero il mio PC. No, non è povero. Gabri, figlio di... Vai giù, vai per te, vai, Gabri. Gabri, dai, mi sono teletrasportato in aria, però, fai schifo. E ti ho dato anche una spadata in aria. Ho visto, che schifo, guarda, mi sta In realtà non volevo neanche dare la spadata, perché ho dato la spadata. Comunque si scherza, nel senso, stavo per dire... Sì. Mi sta bullizzando, ma è chiaro, cioè si scherza, non prendetela male. Esatto. Va bene, allora, abbiamo terminato questo video molto bello. Ma come è terminato? Non è durato niente. Ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like, ciao.